giorni per questa città, puoi vedere che c'è aria di festa. Non so se veramente può essere festa questa. Certo sarà festa per qualcuno, che forse gli andranno bene gli affari, allora sarà festa. Se non gli vanno bene gli affari, non sarà mica tanto festa. E le persone si affrettano, forse anche tu ti stai affrettando, per comprare. Chi ha preso la tredicesima non vede l'ora di fare i suoi acquisti. È Natale e c'è festa. Alla televisione tu puoi vedere che ci sono i panettoni, c'è lo champagne e tutto quello che può servire per creare la cosiddetta atmosfera natalizia. Ma veramente c'è qualche cosa che l'uomo dovrebbe fare per Natale? Perché c'è il Natale? Perché è venuto Gesù bambino. Sono glorificato perché se lui è venuto come un bambino, lui è cresciuto e a 30 anni nel suo ministero ha incominciato a dire agli uomini: ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Che significa questo? Significa che il Natale in effetti dovrebbe farci pensare di più a Gesù, dovrebbe farci riflettere chi noi siamo. E mentre noi parliamo di festa, a pochi chilometri da qui in Jugoslavia c'è la morte. E forse c'è la guerra in altri posti dove noi non ci immaginiamo, e guerre nascono ogni giorno. Perché tutto questo? Perché il Natale e tutte le feste cristiane di questo mondo non possono fare nulla per l'uomo. Tutta la religione di questa terra non può fare nulla per l'uomo. Solo Gesù può fare qualcosa. E stasera noi abbiamo presentato a te, anche se in un modo diverso, con dei canti, Gesù. Il Signore mi ha chiamato proprio, ero in un contesto così come questo, sentivo cantare quei cantici e venendo da quell'atmosfera del mondo che certo non portava pace, ma c'era guerra, c'era odio, e in questo mondo è così. C'è competitività fra l'uno e l'altro, chi è il più bravo, chi riesce meglio. Arrivato lì ho visto che c'era qualcosa di diverso. Sai che cos'è qualcosa di diverso che c'è, che hanno questi ragazzi questa sera che hanno cantato? È la presenza di Dio nel loro cuore. Vuoi ricevere anche tu questo stasera? Quando Gesù venne, è scritto nell'Evangelo di Giovanni, in questa Bibbia e nella tua Bibbia se ce l'hai, che la luce era venuta nel mondo ed il mondo era stato fatto, e la luce è Gesù, per mezzo proprio di Gesù, ma il mondo non lo ha ricevuto. Vuoi ricevere qualcosa? Hai già ricevuto qualcosa? Non lo so, tu lo sai. Se hai già ricevuto qualcosa è molto positivo. Spero che tu abbia ricevuto già un tocco dallo Spirito di Dio nel tuo cuore. Vuoi ricevere qualcosa dal mondo in questi giorni? Vuoi ricevere gli auguri? Buon Natale! Tanta felicità! I bigliettini che arrivano, ma nel cuore cosa c'è? C'è veramente questo? Rifletti stasera, lo Spirito di Dio ti mette alla prova, affinché tu puoi riflettere in questo momento. C'è gioia nel tuo cuore, una nuova vita, una nuova nascita. Egli ti vuol fare diventare figlio di Dio. Dice questa parola continuando: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Vuoi ricevere stasera per essere chiamato figlio di Dio? Non sei un figlio di Dio se tu non hai ricevuto Gesù. Non sei, non ti ingannare, la religione ti inganna. Puoi andare alla messa di mezzanotte, di mezzogiorno, di quando vuoi tu, ma la religione ti inganna. Devi ricevere Gesù nella tua vita come personale salvatore e Signore. Le cose dell'andazzo di questo mondo che tanto va alla rovina, e tu lo sai, e anche la tua vita forse sta andando alla rovina, ma stasera c'è un modo di poterne uscire. Tu puoi ricevere Gesù nella tua vita come personale
Signore ti dà stasera una opportunità. Vuoi ricevere Gesù? Vuoi diventare figlio di Dio? Vuoi ricevere quello che hanno questi ragazzi che hanno cantato stasera qui? La gioia che c'è nel cuore, la serenità che c'è nel cuore, la pace che c'è nel cuore, devi ricevere Gesù. E come devo fare? Allora ti risponde la Bibbia, ti dice: ravvedetevi, ravvedetevi, per poter ricevere Gesù. Significa, bisogna fare una conversione, bisogna che tu ti converta non più alla religione, ma a Gesù. È bello il Natale, mi piace anche a me, mi piacciono pure le luci, mi sono piaciute tanto questi cantici, ti sono piaciuti? Sono stati del tuo gusto? Però tutto non deve finire qui, ci vuole qualcosa che duri in eterno, qualcosa che abbia un fondamento che dura in eterno, qualcosa che veramente possa cambiare la tua vita, qualcosa che veramente ti possa far uscire da quella trappola che ti porta sempre a cadere più giù. Non ce la farai da solo, Gesù viene e ti salva. E io voglio dare un'opportunità stasera, veramente. So che è tardi, si è fatto tardi, ma voglio dire, se qualcuno qui stasera vuole approfittare che è qui, forse è stato invitato, forse è venuto da solo, non lo so, ma Dio lo sa, non sei qui per caso. Egli nella sua benignità e nella sua misericordia vuole che tu possa essere salvato, salvato dai tuoi peccati, dai tuoi errori. Gesù ti ha portati sulla croce affinché tu possa avere vita eterna. Chiunque crede in Lui, chiunque crede in Lui, Egli, Dio, ha dato il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Chi vuole essere un figlio di Dio stasera? Veramente figlio di Dio. Alza la tua mano se vuoi essere figlio di Dio. Qualcuno ha alzato la mano? Dio ti benedica. Chi vuole essere veramente un figlio di Dio e ricevere Gesù nella sua vita come personale salvatore? C'è qualcuno che ha coraggio questa sera e dice: io voglio essere un figlio di Dio, quindi io voglio pregare per te. Se tu alzi la tua mano, io pregherò per te. Non ho il tempo di farti venire avanti qui, ma se tu alzi la tua mano dal tuo posto, io posso pregare perché il Signore faccia qualcosa nella tua vita e tu possa ricevere veramente questo diritto di essere chiamato figlio di Dio. C'è qualcuno qui stasera? Sei stato qui fino ad ora? Il Signore ti ha parlato nel cuore, si è fatto sentire nella tua vita? Ti ha toccato stasera con i cantici? Ha parlato a te? Vuoi ricevere qualcosa stasera? Lo so, forse non hai il coraggio, ma non voglio insistere. Voglio lasciare ogni cosa nelle mani di Dio e so che se tu sei qui stasera, certo Dio farà qualcosa per te, se tu metti la tua fiducia però nel Signore. E non ti ingannare con questo mondo, amico e amica che mi ascolta. Il mondo fa allegria quando si trova nell'allegria, ma quando tu sei da solo, tu sei messo alla prova e non sei allegro, sei triste perché ti manca qualcosa. Devi ricevere Gesù, allora avrai tutto pienamente in Lui. Dio ti benedica.